tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo Mega Mukbang sul canale di Luvaige. Oddio, ogni volta che ci dobbiamo cambiare il nome, di chiamarci Luigi e Sodo, ma mi viene sempre Luvaige, ormai l'abitudine. Allora, siete sul canale chiamato Luigi e Sara, ma noi siamo Luvaige e Sodo. Lui è Luigi, io sono Sara, però creeremo una confusione in voi che neanche immaginate. Oh cacchio, l'ho messa al contrario. Un attimo. Io rimango scioccolibito. Cioè, ma tu, io dico, in 28 anni di vita hai almeno imparato a vestirti? Cioè, vorrei dire, però vabbè, piccoli dettagli. Aspetta che... Sodo, okay. È inutile che ti abbassi, tanto sei la telecamera è ad altezza tua, sono io che mi devo abbassare. Muoio. Hai fatto... Mamma, piccola nanetta. Hai affumicato tutta la stanza per fare un cacchio di hamburger, c'è fumo in stanza. Questa è la ricetta speciale di Luvaige, ragazzi. Sì, però posso chiedere una cosa, questa cosa è discriminatoria, perché il tuo panino è bello con tanto sesamo? Guardate, un bel panino con tanto sesamo e il mio è anemico. Che problemi ha il mio panino? Non lo so, ma il discorso... È anemico! Ma se tu vai a guardare nella confezione dei panini, io ho trovato dei panini che sono addirittura ancora peggio. Ma il tuo è bello, il mio è orribile! Pausa! Ma il mio è orribile! Cioè... Ragazzi, non so se vi è mai capitato di vedere un panino col muso sguescio. Un panino con muso sguescio. Capitano tutte noi queste cose. Un panino col muso guecchio. Allora ragazzi, se volete la ricetta di questo mega meraviglioso non l'avrete, non ve la do. È segretissima, perché cacchio, cioè questo è il segreto per fare dei panini perfetti. Nessuno sa fare i panini. No vabbè, a parte gli scherzi, cosa c'è in questo panino? Hamburger, bruciatura cancerogena. No vabbè, hamburger, maionese, io ci avrei messo anche la salsa BBQ, ma sotto non piace. No, io un po' di ketchup, però non ce l'avevamo. Abbiamo comprato il cheddar dall'Eurospin, non quello lì però a sottiletta, quello là proprio cheddar. Poi, al posto del bacon, l'abbiamo voluto più nostrano, pancetta. Perché costava meno? No, costava... Di la sincerità. No, il bacon costava 11 qualcosa al chilo, questa 12 qualcosa al chilo. Vabbè, ma comunque la confezione costava meno. No, che c'entra? Tu devi guardare il prezzo al chilo. Vabbè, che c'entra? Però... Allora no. Se tu ne ho preso quello per essere più nostrano, per fare un panino. Vabbè, più nostrano. Sì, è per quello. Ha ragione. E poi c'è una melanzana fritta. Allora, io direi di assaggiare questo meraviglioso. E non abbiamo l'insalata. Questo meraviglioso, sì, se no era troppo... Troppo light. Troppo... Allora, assaggiare... Che brutto panino sono. Come l'hai fatto? Ovviamente mi hai dato il più brutto. Vediamo. Oh, guarda, non ce la facciamo così. E poi manca un pezzo di panino qua, che cavolo! È buonissimo. Tutto sommato nell'insieme è buono. Allora raga, mi sono ispirato al panino che sta al Roadhouse. C'è un panino simile. Quello con la melanzana fritta. Ma ce l'ho detto io l'idea della melanzana fritta. Ma si è ispirata al panino che doveva di Roadhouse. No, ho solo detto ma c'è le melanzane fritte. A me sta piacendo un casino. Anche a me. Però questi panini... Devo rompere sempre le balle. No, questi panini ovviamente, cioè, prendendo un panino serio era meglio. Potrei dirvi, ragazzi, provate a farlo. La melanzana la dovete fare in pastella, eh? Sì, l'unica cosa è che l'abbiamo preparata un po' di tempo fa, la melanzana. Quindi... Ha perso un po' di croccantezza, fatta sul momento sicuramente che era molto meglio. Che moglie rompi balle.
Oh, sono esigente, non sono rompiballe. L'unica bestemmia che ci vorrebbe in questo video, cioè non che ci vorrebbe, questo video urla la bestemmia, perché stiamo mangiando questi panini e non abbiamo un bicchiere di Coca-Cola. Cioè, ma ti rendi conto? Non dico le patatine, però qualcuno ha dimenticato pure l'acqua frizzante in macchina. Siamo andati a fare la spesa, io avevo la borsa pesante perché avevo l'olio della frittura, appunto perché dovevamo fare le melanzane, la passata di pomodoro, un pacco di farina da chilo e altre cose, la carta igienica nell'altra mano. Ho detto: amore, ricordati l'acqua frizzante perché dobbiamo prendere la bombola, ci dimentichiamo di prendere la bombola, allora arriviamo all'Eurospin e prendiamo l'acqua frizzante. Male, malissimo. Però amore, ricordati. Sì, sai che se mi verrà voglia di mangiare Mac, cambiamo discorso, perché ragazzi non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. E lo vai già allora proprio. Mi devo dire la verità, che se mi verrà voglia di andare a mangiare al Mac, forse mi farò forse e la... No, non lo posso cantare perché stiamo mangiando. Devo dire la verità che forse no. Scusa, è un loop. Miau 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 miau. Sono entrato in loop. Allora, devo dire la verità che se mi verrà voglia di andare a mangiare il Mac, forse. Ok, basta. Mi verrà voglia di fare questo di panino. No, è veramente buono, è solo che puoi friggere, è una rottura di balle. Quindi no, meglio andare al Mac a sto punto. Non per forza ci devi mettere la melanzana fritta. Dice quella che fa la parmigiana con le melanzane arrostite. Appunto, posso rinunciare alla melanzana fritta. Ci metti una fetta di pomodoro, che tra l'altro Luigi si è lamentata perché ha detto che non le piacciono i pomodori nell'hamburger. Ma tieni torto. Ragione, ma sono vegetali inutili che non servono a niente. No, non è vero, sgrassa il pomodoro in insalata. Qua ci sta. Io mangio pomodori da quando sono nato, eppure non mi sembra che io sia poi così tanto sgrassato per i pomodori che mangio. Che c'entra? E se metti un pomodoro qua, ti pulisci la bocca. Allora ragazzi e ragazze, mi raccomando, quando andate a casa, se volete iniziare la dieta, seguite il consiglio di Sodo: buffatevi di pomodori perché i pomodori sgrassano. No, non è quello. E comunque fateci sapere, secondo voi nel panino ci sta un po' di verdura? C'è una melanzana mai fritta, ma una bella fetta di lattuga bella croccante o un pomodoro bello fresco e sugoso? Il panino deve essere unto e bisunto. È comunque unto, ma ci metti pure... Non ci sta bene un pomodoro? Scrivetelo per cortesia. No, equilibrio. Ci vuole equilibrio. Comunque è buono, eh. Il pane anche. Però ovviamente se prendi il panino quello fresco da banco, piuttosto che quelli nel... Perché abbiamo preso quelli nel pacchetto di plastica. Vabbè, sodo è normale. Anch'io se fossi nato con le ruote sarei una bicicletta. Cioè, però voglio dire... Cioè... Che c'entra questa battuta? Oh, non lo so, volevo dirla, mi piaceva. Mi sa a me che voglio... Non aveva molto senso. Lo so, infatti, è bella per quello. Voglio indirizzare il nostro canale sulle battute no sense. Tirate tipo... Ti immagini fare un canale YouTube tutto no sense? Beh, un po' no sense siamo. Sarebbe divertente. Io amo il no sense. D'altronde, ragazzi... Chi è che sa il senso della vita? No, veramente. Spacca di brutto. Maionese ovunque. Tirami anche a me un tovagliolo, va. Non ne abbiamo. Quello che stai usando? Se ne prendo uno nuovo. E Soda ha fatto la magia! Ecco i tovaglioli! La magia, lo squat per alzarmi e passarmi dalla sedia.
Io l'avevo detto, se avessimo messo un pomodoro ora saremmo molto più leggeri. Un pomodoro intero, così nel panino. A breve diventeremo anche noi delle sedie. Si possono fare i pomodori fritti? Pomodori verdi fritti alla stazione, c'era il film, me lo ricordo. Basta chiedere ai siciliani, loro friggono qualsiasi cosa. Se c'è qualche siciliano tra di voi, si possono fare fritti. E hanno ragione, perché qualsiasi cosa, se fritta... Sì, però... Sni, nel senso che troppo fritto ti va allo stomaco poi. Anche il sushi fritto è buono. Però preferisco il sushi normale. PS, l'avete visto il video del sushi? Che ne pensate? Andate a recuperarlo, se non l'avete visto. Noi cercheremo di non recuperarlo e di cancellarlo dalla mente. No? Comunque il mio si è distrutto. Ma ho avuto esperienze peggiori. Tipo? Ma allora, non posso parlarti delle esperienze peggiori. Ma una, ma una delle esperienze migliori può essere magari aver conosciuto un panino sguescio. Io sono un panino. Come si fa a fare un panino del genere? Cioè, che cavolo! Cioè, è puccioso, non criticare quel panino, quello lo volevo io, è puccioso. Come fai a riempire un panino del genere? E sembra come quando fai con la mano così per fare la marionetta. Cioè, boh. Lo tagli a fettine sottili e ci fai le bruschette. Tutto può essere una risorsa. È vero? Buono. Raga, io sto panino ci do un 10. Veramente buono. Tra l'altro abbiamo usato l'hamburger biscottona. Che ha un sapore un po' più dolcino. Inutile dirvi che i panini di scottona costavano di meno gli hamburger prima. Prima con 1,99€ ti compravi due hamburger, ora 2,49€. Dove andremo a finire, ragazzi? E che cavolo. Questo è anche grazie, oltre all'inflazione, all'aumento del carburante. Del costo del carburante. Ma scusa, ma se hanno detto che le mucche in teoria inquinano perché scorreggiano, perché non usare le scorregge di mucca che in teoria dovrebbero avere del gas all'interno per alimentare le auto? Sì, sono domande interessanti che si pongono sempre agli scienziati, e gli scienziati si mettono le mani nei capelli, tipo quello che ha proposto di, di riempire il deserto del Sahara di pannelli solari per generare l'elettricità. Beh, ci sta, dai. Sì, sono idee malsane che vengono partorite dalle piccole menti insignificanti come le nostre. Come lo stretto di Messina. Ponte sullo stretto di Messina. Vabbè, lasciamo stare. Sono minuti spesi. Piccoli dettagli. Detto questo, ragazzi, spero che il video che vi sia piaciuto. Che tra l'altro ho visto un TikTok, però bisognerebbe andare a indagare, che praticamente sarebbe anche troppo basso per far passare delle imbarcazioni. Alcuni tipi di imbarcazioni, tipo le nuove navi container non ci passerebbero, alcune navi da crociera non ci passerebbero, quindi vorrebbe dire che per andare al di sotto della penisola bisognerebbe tipo circumnavigare la Sicilia e poi proseguire verso tipo la Grecia o verso il Nord Africa, quindi... Grazie di aver investito in malo modo i nostri soldi piuttosto che migliorare le infrastrutture preesistenti. Va bene, ragazzi belli, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi, condividete, commentate. E niente, fate questo. Se siete arrivati fino a qua e siete degli ovettini carini, pucciosi e coccolosi, se siete degli ovettini non buoni, ormai ci avete già abbandonati. Se siete però degli ovettini buoni e dolci e simpatici e carini, commentate con hashtag panino scalino. No, muso squish. No, panino scalino. Panino muso squish. Panino scalino. Va bene, vedete voi. Un bacione. Ciao, bello.